popola la mente, è nato a Verbania ben 2 anni fa con nomi differenti, questo è il terzo anno. L'obiettivo del progetto è quello di riuscire ad integrare i ragazzi che a scuola hanno grandi capacità di apprendimento, ma non stando seduti nei banchi, ma facendo esperienze dirette in aziende agricole del territorio. E l'obiettivo è riuscire a dare ai ragazzi attraverso il progetto dei crediti formativi all'interno dell'anno scolastico. Siamo riusciti a portare nei nostri campi anche le nuove generazioni di ragazzi per farli provare e testare le coltivazioni, cioè educarli nel mangiare correttamente coltivando e vedendo proprio fisicamente come si coltiva in un modo più ecosostenibile possibile, accompagnati anche dai ragazzi della nostra comunità. Quindi lo scambio è stato reciproco sia da parte dei ragazzi della comunità che da questi piccoli contadini che si sono dimostrati abbastanza propensi alla coltivazione. Abbiamo aderito volentieri a questo progetto che si chiama Popolo alla Mente, sia come azienda agricola di Montrigiasco che produce frutticoltura e piante per fare dei laboratori con i ragazzi, perché questo aiuta i nostri ragazzi tossicodipendenti alcolisti della comunità di Montrigiasco di Narona che lavorano nell'azienda agricola. Pop chiaramente per i suoi valori è già propensa a spingere verso questa tipologia di eventi. Nova Coop da sempre, sin da quando è nato, ha sponsorizzato in maniera molto significativa attraverso l'organizzazione di 2 laboratori quest'anno di panetteria e lo scorso anno un laboratorio di pasticceria gestito da Massimo Santini, responsabile di panetteria e pasticceria dell'Ipercoop di Gravellona Toce. Vorremmo portare più possibile, già partendo appunto dai bambini, l'idea e la cultura agricola sana, quella che intendiamo noi per agricoltura sana e quindi assolutamente biologica e rispettosa dell'ambiente.